Thank you.
Siamo su un poggio straordinario e siamo ovviamente a Montoggio. Siamo venuti a vedere l'epilogo della storia dei Fieschi, quelli valorosi, non quelli che sono rimasti. Ma per raccontarvi bene come andò, con un po' di sintesi, l'architetto Cavagnaro Rinaldo, che cura naturalmente, presumo, anche il PUC di questo comune, sì, è possibile? Sì, possibile. Allora, possibile. Raccontaci un po', Rinaldo. Niente, qui siamo sulla sommità dei ruderi ormai che sono rimasti del castello di Montoggio, della proprietà dei Fieschi, ultimo baluardo dove Gerolamo, fratello di Gianluigi, principale autore della congiura di Genova contro i Doria, venne a rifugiarsi nell'anno 1547. La storia va dai 2-3 di gennaio, giorno della congiura, fino all'11 giugno, che è l'epilogo della morte, diciamo, di Gerolamo, dopo che gli assedianti misero in quella località che c'è qui a destra da noi, verso Granara, le bocche da fuoco, canoneggiarono per molto tempo questo castello, che non ne voleva sapere di crollare, perché come vedete dalle immagini avete visto, era imponente. Era veramente imponente. Si parla di 12.000 cannonate. 12.000 cannonate, si parla di 2.000 2.000 assedianti, addirittura fecero arrivare un certo architetto Olgiati, eravamo famosi anche prima, che era uno che è esperto di fortezze militari, aveva fatto le mura a Genova, quindi per venire a capire da dove il punto migliore da dove cannoneggiare, appunto scelse l'abitato circa di Granara, alla stessa altezza, più o meno 1 chilometro di distanza. E l'assedio andò avanti parecchio tempo, dopodiché i Fieschi... fu offerta l'alternativa della resa, certo, in cambio di denaro. Inizialmente furono offerte addirittura 50.000 scudi, ma il Gerolamo era stato raggiunto da due congiurati che erano scappati da Genova, erano passati dalla Francia, erano tornati dal castello e gli avevano in qualche modo fatto capire che era di Francia, che era nemico di Carlo V, quelli erano alleato dei Doria, quindi nemico anche dei Fieschi, avrebbe comunque in qualche modo aiutato. Lui rifiutò, però poi questi aiuti non arrivarono mai, finché all'interno del castello vi fu l'ammutinamento sostanzialmente dei difendenti, che fecero entrare le truppe genovesi, e quindi a quel punto i Fieschi e i suoi amici furono, come dire, imprigionati, furono catturati, scannati sul posto, dicono le storie, i primi due, lui portato nella chiesa di Cassano, che andiamo a vedere fra un po', e vedremo dove c'è la capitolazione finale del Fiesco. Certo. Questa congiura nasce, oltre che da questioni economiche, pare che il padre di Andrea Doria avesse venduto al padre di Giannetto la famosa Porta d'Archi, promettendogli in cambio 4.000 lire con l'esenzione delle gabelle, e insomma a porte Salampigià di Neno, che non ha mai detto. E poi insomma la famiglia Fieschi, dopo quel colpo, cominciò, privata delle gabelle, privata della porta, cominciò a soffrire un po' di stenti. E si ritirò proprio a Montoggio, nel castello di Montoggio. Fecero l'infanzia qui. Poi successe che il Fiesco si sposò con una bella ragazza di Massa, una 17enne, una trottolina deliziosa, e pare che il Doria gli desse recatto. È questa la vera storia della congiura dei Fieschi. Il fratello poi, di Andrea. Beh, lì ti capisci che chi se fa le guerre, ma per cose? Di né corne. Era questo il punto. Potere. Ora noi l'abbiamo banalizzata, però spesso volte, e non è una casualità, il potere percorre anche queste vie banali, terrene, veramente misere, se vogliamo. Quindi voglio dire, è una storia di potenti che purtroppo ha lasciato delle vestigia che non sono più percorribili. Questo sarà stato un mastio favoloso. Sì, era grandissimo, 45 metri di lunghezza per 25 di larghezza, aveva 4 torioni, era veramente inespugnabile. Una piazza d'armi di oltre 70 metri. Dalle immagini che abbiamo visto era veramente inattaccabile, perché questo mammellone qui al centro è abbastanza inattaccabile. Tant'è vero che il punto più o meno più vicino in quota è proprio questo di Granada, che però ha 1 chilometro di distanza. Quindi cannoneggiavano, però insomma non è che ottenevano essere granché. Sta a sentire mezzogiorno per Corsone. Andiamo a vedere la chiesina dove è stato giustiziato il Fiesco, e intanto vediamo un po' le immagini panoramicissime da questo poggio. Thank you.
caldo, una giornataccia. Sì, è brutto tempo, sì, brutto tempo. Sì, uggioso, fa, fa anche freddo, freddo, freddo. Però siamo davanti a questa chiesettina che è un po' l'epilogo della nostra storia. Certo, questa è la cappella di San Rocco, qui Gerolamo e i suoi amici che sono stati assediati nel castello hanno assistito all'ultima messa, dopodiché Gerolamo è stato decapitato, probabilmente in questa radura, non credo che siano andati molto più lontani, e qui sostanzialmente finisce la grande storia della, della famiglia Fieschi. Le forze del, dell'impero di Andrea Doria uccidono appunto l'ultimo Gerolamo Fieschi, l'ultimo resistente. Io avrei così una riflessione da fare, ho quasi l'impressione di poter affermare che il sopravvissuto era l'unico fettifrago della famiglia. Sì, un certo Ettore Fieschi, sopravvissuto, che aveva avuto dalla, dalla suddivisione dei beni dei Fieschi dopo la congiura il castello di Savignone, dove siamo stati, che non è molto. E beh, sai, anche due sì, anni, no, tre, no, 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 una, due anni fa, dai. Deve essere vero. Comunque sì, insomma, il dominio, il grande dominio della famiglia Fieschi, che per 500 anni ha governato su gran parte della, della, della Liguria, possiamo dire, certo, perché arrivava fino a Cantalupo, certo. Quindi praticamente si esaurisce. Sono anni terribili tra re di Spagna, re di Francia, gente che stava a Genova ma stava, partecipava per uno, quindi congiurava contro l'altro, e nobili che si volevano affrancare, quindi certo. Salire, cioè tutto, è un periodo... Però ecco, io la metto un po' sullo scherzoso, però se... Se il Doria, se il Gianetto Doria non avesse dato recata alla moglie del Fiesco, sì, forse questo, la Viescimo questo, patteggia politicamente sta cosa. Chi? Questo si dice che quella moglie di Massa, tra l'altro, di Massa Carrara, sposata in giovane età dal Fiesco, aveva pare 17 anni quando si è sposato. Insomma, sarà stata allora, anche una bella topolina. Se avesse questo rapporto, diciamo così, un po' non proprio chiaro. Con ma sai, i Doria erano a Genova, erano in quelli più potenti, quelli che governavano il Senato, quelli che avevano come politicamente, dire, politicamente erano quelli più accreditati, esatto, più forti, accreditati. E intralazzavano per i vari, quindi debolezza umana, sai. Bene, allora dopo alcune immagini che vi daremo su questa piana e vi faremo vedere anche come si vede Montoggio, no? Che certo. Diciamolo, Rinaldo, è stato uno dei villesi zeneici. Sì, qui siamo a Montoggio. Montoggio è stato fino alla globalizzazione, diciamo, del turismo, è stato il villeggio dei genovesi. Se vi ricordate le commedie di Goffi, credo che sia Pignasecca, Pignaverdo, Mannesi, uno dei due, adesso non ricordo, è proprio ambientato da questa famiglia che si reca in una località di questo tipo. Questo, la Valle Scrivia, Montoggio, Toriglia, che abbiamo visto la settimana scorsa, e anche la Val Polcevera, la zona dei Giovi, adesso praticamente sono questa cosa parecchio scemata. Alcuni mantengono la seconda casa qui perché sono magari trasferiti a Genova. D'estate c'è ancora una certa attività una di certa questo attività. Tipo. Prima di chiudere mi consentirai di leggere questa targa che dice: a Gerolamo Fieschi e agli altri eroici difensori del castello di Montoggio, che per quasi tre mesi hanno resistito alle immense forze dell'impero, su cui non tramontava mai il sole, e dei suoi alleati genovesi e fiorentini. 12.000 cannonate e il tradimento di pochi li hanno consacrati per sempre alla storia. I loro conterranei li ricordano con orgoglio. 24 marzo 1547, che è l'inizio dell'assedio, che è l'inizio praticamente l'inizio certo. del coso, 11 giugno 1547, che è la decapitazione del Girolamo. Quindi se vi sei stato come quello con la Sarvoa, le sei vanette, ascondimi, però d'altronde la miseria umana.